Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Nicola Gratteri, capo della Procura di Catanzaro e saggista. Buonasera Beppe Severnini, neo direttore di 7 del Corriere della Sera, che uscirà nella nuova versione il prossimo 27 aprile, vero Beppe? Corretto, buonasera. Prossimo 27 aprile. Buonasera, bentornato Marco Travaglio, direttore del Fatto Quotidiano. Buonasera. Allora, partiremo da Travaglio subito dopo la pubblicità, perché l'altro ieri sera qui da noi Renzi ha detto che chiederà i danni a Travaglio, al suo giornale, per quello che è stato scritto sul caso Consip. Marco Travaglio ha annunciato una controquerela per diffamazione e a questo punto naturalmente c'è un ampio diritto di replica di Travaglio subito dopo la pubblicità. Marco Travaglio, l'altro ieri sera Renzi qui da noi ha detto che chiederà i danni a te e al Fatto Quotidiano per quello che è stato scritto sul caso Consip, che come ci ricordiamo coinvolge il padre di Renzi Tiziano, il ministro Lotti e molti altri ancora. Tu hai annunciato una controquerela per diffamazione contro Renzi, che ha definito il tuo giornale Il Falso Quotidiano. Diritto di replica. L'unica cosa che non mi fa paura ovviamente sono le querele e le cause civili, sono talmente abituato come tutti i giornalisti che fanno questo mestiere con la penna e non con la lingua, non ho avuto paura delle cause che mi ha fatto Berlusconi, che mi ha fatto Previti, che mi ha fatto Dell'Utri, figuriamoci se ho paura delle cause che mi fa questo teppistello e la sua famiglia. Faccia tutte le cause che vuole, io ho la coscienza pulita e l'orgoglio di avere scritto come primo giornale in Italia di questa inchiesta, inchiesta che poi è stata confermata in tutto e per tutto dai fatti, quindi abbiamo scritto soltanto cose vere, a differenza di altri noi diamo sempre il diritto di replica, se poi chi dovrebbe replicare non replica sono fatti suoi. Ma vedo che siamo in buona compagnia, perché ha anche definito follia la trasmissione Report, che un tempo eravamo abituati a vedere attaccare e insultare dal centrodestra, e come ha fatto con noi anche con Report non ha spiegato perché quella è una follia, perché noi diciamo il falso. Io sono 20 anni che aspetto che qualcuno, anziché dirmi che ho la faccia brutta, che ho i capelli spettinati o che ho la cravatta sbagliata anche quando non ce l'ho, mi dicesse, e dicesse a Report per esempio, quali sarebbero questi falsi, perché se si parla di fatti io posso rispondere, ma se si parla a vanvera ovviamente nessuno può rispondere, quindi sarà ottimo avere un tribunale che, come avviene di solito, accerterà i fatti e sono convinto anche stavolta si renderà conto che noi abbiamo scritto la verità. Aggiungo una cosa, Renzi ha anche detto che io scappo da un processo che poi è una causa civile che ha fatto a me, a Peter Gomez per il sito del mio giornale e ad alcuni miei colleghi il babbo Tiziano. Bene, e se avresti dovuto andare a Firenze, sia laureato in giurisprudenza. Mi meraviglio che Renzi sia laureato in giurisprudenza, dovrebbe sapere che intanto in Italia è impossibile scappare dalle cause e dai processi anche volendo, perché anche se non ci sei ti processano lo stesso, quindi solenne sciocchezza, ma nelle cause civili, come è noto, i giudici decidono in Camera di Consiglio sulla base di atti scritti che portano gli avvocati. E quindi non è mai prevista la presenza delle parti, cioè della persona che denuncia e della persona che viene denunciata, anche perché non hanno diritto di parola, perderebbero soltanto del tempo e lo farebbero perdere evidentemente ai loro giornali o agli uffici nei quali lavorano. È un caso veramente di palese ignoranza, di analfabetismo giuridico, non sapere che nelle cause civili vanno gli avvocati, non vanno i denuncianti e i denunciati. La domanda è chi gli ha dato la
laurea in giurisprudenza a questo punto. Sì, questo non lo sappiamo, ma potreste fare un'inchiesta voi del Fatto Quotidiano. Sto scherzando ovviamente. Beh, torniamo. Se le tesi di laurea fossero pubbliche come quelle di dottorato della Madia ci avremmo già pensato. Purtroppo le tesi di laurea, se il laureato non ti dà il consenso, non le puoi leggere. Io sarei tanto curioso di leggere quella di Renzi e di tanti altri. Allora, veniamo di nuovo per un attimo al caso Consip con lei, dottor Gratteri, perché lei è un magistrato investigatore di grande e lunga esperienza. Il fatto che un carabiniere falsifichi il contenuto di una intercettazione telefonica può essere un errore? O è più probabile il dolo? Adesso senza, diciamo, siccome lei tutti questi anni ha lavorato e continua a lavorare ovviamente con poliziotti, carabinieri, con le forze che investigano come lei, che fanno le inchieste, che le danno una mano, in base alla sua esperienza. Guardi, intanto io di questo processo non ne posso parlare, non ne voglio parlare perché si tratta di siamo nella fase di indagini preliminari, quindi un magistrato non parla mai delle indagini in corso. Sul piano teorico o anche su quello che noi accade, ormai le intercettazioni telefoniche sono l'unico mezzo di ricerca della prova perché non ci sono i soldi per fare altre tipologie di indagini perché sarebbero più costose, perché l'intercettazione è il mezzo più economico e garantista che esiste per l'acquisizione della prova. Però perché, appunto, quale sarebbe una indagine alternativa? Alternativa ad esempio fare dei pedinamenti, alternativa fare altre consulenze che poi comunque vengono fatte per vedere ad esempio le difformità all'opera, per vedere spesso la difformità all'opera corrisponde alla percentuale di mazzetta che si è pagata ad un amministratore, a un politico che ad esempio ha omesso un collaudo o ha fatto finta di fare il collaudo e non l'ha fatto. E allora, poiché le intercettazioni telefoniche sono diventate appunto il mezzo principale, ormai quando lei ha in mano, vede un'ordinanza o un provvedimento di fermo di 2.000-3.000 pagine, perché di 2.000? Perché là dentro ci sono tutte le trascrizioni intercettazioni telefoniche che servono per riempire di contenuti il corpo del capo di imputazione. E allora, sempre queste trascrizioni che vengono fatte dalla polizia giudiziaria, poi il pubblico ministero prima o anche poi il giudice dell'udienza preliminare nomina un consulente terzo che spesso giustamente non fa parte della polizia giudiziaria per fare la trascrizione. Quando è proprio delicata, ad esempio io mi metto le cuffie e mi ascolto le intercettazioni. Perché è facilissimo ora, perché l'intercettazione è un file audio, è una canzone, quindi facilmente non ci sono più le bobine. Certo. Quindi io, anzi c'è la possibilità che quello che ascolta l'ufficiale di polizia giudiziaria nella sala di intercettazione, anche presso la procura, il magistrato sulla sua scrivania, sul suo computer, si può far arrivare, raggiungere tutte le intercettazioni telefoniche che si ascoltano e che avvengono nella sala intercettazione. Quindi insomma diciamo che sono possibili entrambe le ipotesi, sia che venga commesso un errore, sia che ci sia dolo nel momento in cui viene falsificato. Nella storia sono accadute tutte e due le cose. Severini, che idea ti sei fatto tu della vicenda? Un'idea confusa. E mi spiego. Io faccio il giornalista da 35 anni, ho una laurea in giurisprudenza, se Marco la può leggere, ma non è così, dell'Università di Pavia del 1981. Faccio giornalista, sto preparando il nuovo 7, grazie ad averlo ricordato, non mi occupo di queste cose, cioè sul Corriere della Sera ne hanno scritto Fiorenza Sarzanini, Giovanni Bianconi e altri, d'accordo? Però sono una persona mediamente informata, avrò letto 30 articoli sulla faccenda, l'ho trovato estremamente caotico, confuso, in cui non si riesce veramente a capire, non è ignavia la mia, però se uno che fa il mio mestiere e ha il mio retroterra trova tutto questo un gran casino, voi capite cosa fanno chi fa mestieri diversi dal giornalista, probabilmente più utili come il mungitore, il farmacista, l'infermiere o il medico, eccetera. Una cosa volevo aggiungere, secondo me importante, che però questo caos e questi litigi, due cose, una l'ho già detto 8 e mezzo qualche mese fa,
Senza entrare nella vicenda giudiziaria, ricordo l'aver detto che chi fa di mestiere il papà, il figlio, il marito, il cugino di ministri o capi di governo dovrebbe stare lontano da qualsiasi cosa che riguardi soldi, amministrazioni e altro. Questo era un consiglio quasi affettuoso al papà di Matteo Renzi, non è un'accusa per niente. Prima cosa. Seconda, occhio, perché se noi continuiamo a creare questi grandissimi casini, finisce che accreditiamo l'idea dello sfascismo e poi lo sfascismo perde la S e ci troviamo nei guai. Marco Travaglio. Ma sai, qui c'è un fatto oggettivo. Un capitano dei Carabinieri ha depositato un'informativa nella quale ha invertito due persone che parlavano fra di loro, attribuendo una frase all'una, cioè all'imprenditore Alfredo Romeo, anziché all'altra, cioè al suo consulente ed ex politico Italo Bocchino. Possiamo dire che questo è una falsificazione di un'intercettazione? No, questo è tecnicamente un errore che la Procura di Roma deciderà se è stato commesso in buona fede o in mala fede, cioè se è stato fatto apposta o è stato fatto per sbadataggine, però non si ripercuote sull'intercettazione, perché Gratteri lo sa meglio di me, quando vengono depositati gli atti di un'indagine nelle mani di una procura, che cosa c'è? C'è il file audio, cioè le voci che si sentono, c'è la trascrizione delle parti importanti che fa nel brogliaccio la polizia giudiziaria. E poi c'è l'informativa, che è una specie di riassunto dove la polizia giudiziaria tira le somme della sua attività durata mesi e che appunto può contenere migliaia e migliaia di pagine. Se il carabiniere vuole falsificare un'intercettazione, intanto deve far sparire il file audio fingendo che si sia deteriorato, perché basta che un avvocato o un giudice o un perito o un PM ascolti il file audio e scopre immediatamente quello che lui ha fatto. Poi deve sicuramente alterare anche la trascrizione, perché se io porto alla Procura di Roma una trascrizione dove c'è scritto che quella frase la dice Bocchino e poi io nell'informativa scrivo che quella frase la dice Romeo, è evidente che l'unico complotto che sto facendo lo sto facendo contro me stesso, perché sto dando ai magistrati in pasto chi? Me stesso, perché basterà che i magistrati confrontino la trascrizione con la mia informativa e scopriranno che io ho detto il falso nell'informativo, oppure ho falsificato la trascrizione, allora andranno a sentire la bobina e scopriranno che è sbagliato quello che ho scritto nell'informativa. Il tutto poi in una vicenda che riguarda se il padre di Renzi abbia o non abbia incontrato Romeo, vicenda sulla quale ci sono già due testimonianze e che comunque non è affatto centrale, perché Renzi non ha commesso, il padre di Renzi non è accusato di avere incontrato Romeo, è accusato di essersi fatto promettere dei soldi, non sulla base dell'incontro, ma sulla base di due pizzini che i carabinieri hanno trovato nella spazzatura di Romeo e la cui calligrafia sembra corrispondere a quella di Romeo. Non si vede il movente e non si vede per quale motivo questo sia stato così stupido da alterare soltanto uno dei due documenti, lasciando l'altro giusto. Magari lo ha fatto perché è stupido, non lo so. Al momento direi che l'ipotesi che l'abbia fatto sbagliando in buona fede è almeno pari rispetto a quella ipotizzata dalla Procura di Roma, che parla invece di dolo. E quindi non ci resta che attendere l'esito delle ulteriori indagini. Senta, dottor Gratteri, adesso apriamo un altro capitolo. Dai magistrati, giudici, passiamo agli avvocati. Ma è vero che gli avvocati che stanno scioperando in questi giorni lo fanno contro di lei? Ce l'hanno con lei? Cosa è successo? È successo che in questo articolato che è stato licenziato dal Senato circa 20 giorni fa, del lavoro della commissione da me presieduta di riforma alla legislazione antimafia, è stato preso un pezzetto, un articolo, dove noi parliamo del processo a distanza. Cioè, noi in questo articolato abbiamo detto che il detenuto sta a Tolmezzo e il processo si fa a Catania, a Palermo, a Roma,
e il detenuto, sia che viene sentito come testimone, come indagato, come imputato, anche se si deve separare con la moglie, lui sta a Tolmezzo e la moglie sta a Catania. L'avvocato. Quindi è possibile celebrare un processo anche quando il detenuto non è nella città in cui si celebra. Quali sono i benefici? I benefici sono che ogni mattina su 44.000 uomini della Polizia Penitenziaria, 10.000 vengono utilizzati per fare traduzioni e trasferimenti. Quindi noi prendiamo questi 10.000 uomini, li facciamo stare nelle carceri e faranno trattamento per i detenuti. Perché le carceri sono sovraffollate, non perché le celle sono piene, ma perché molte sezioni delle carceri sono chiuse per mancanza di personale. Poi, quando c'è l'udienza, 30-40 detenuti stanno assieme tra di loro e quindi fanno grandi accordi, alleanze, possono mandare fuori messaggi di morte. E gli avvocati in tutto questo? Tutto questo, sa quant'è il risparmio? 70 milioni di euro l'anno. Con 70 milioni di euro, lei immagini quanti cancellieri, segretario o polizia penitenziaria può essere assunta, modificando un solo articolo. Immagini se il legislatore avesse voluto o potuto prendere 10, 20, 50 degli articoli che noi abbiamo modificato, quanto avremmo velocizzato e informatizzato il processo. Perché quando si parla di prescrizione, io non sto a discutere, non accetto discutere, la prescrizione la facciamo con la sentenza di primo grado, con la richiesta di rinvio a giudizio, con l'avviso di indagine. No, io devo pormi il problema delle cause che hanno portato a che un fascicolo sta fermo 4 anni in un armadio della procura, delle cause per cui un processo sta 2 anni, 3 anni in primo grado, parcheggiato e ogni 6 mesi fa un rinvio. Allora, se certo. Io intervengo su queste fasi, io non devo discutere di prescrizione. Se io ho il coraggio e la volontà di applicare l'informatica disponibile oggi, nel 2017, io abbatto i tempi del processo anche del 70%, risparmiando milioni di euro, solo avendo il coraggio. E chi non lo vuole fare? Il legislatore, chi lo vuole fare? Quindi la politica. Però aspetti, adesso ci arriviamo, perché lei nei confronti della politica usa parole dure. E, ma io non ne faccio un discorso né di destra né di sinistra. No, certo, ma non è la storia, è la storia degli ultimi decenni che ci dice questo. Ma perché agli avvocati non va bene questo articolato che è stato approvato dal Senato? Viene forse leso il diritto alla difesa? Ma no, perché guardi, facciamo un esempio. Mettiamo il caso in cui qui c'è l'avvocato e lì c'è la gabbia. Anche se sta facendo il contresame del testimone di giustizia, e il testimone di giustizia anche lui sarà in videoconferenza, non è lì in aula, ma un testimone qualunque. L'avvocato si deve interrompere l'interrogatorio, si avvicina alla gabbia, parla col suo cliente, ritorna e ricomincia il contesame. Se invece lui è in videoconferenza, lui si mette la cornetta qui, fa domande e sente il suo cliente che parla al telefono, si mette in auricolare ed è ancora più facilitato nel lavoro. Le immagini un avvocato che ha un'udienza a Milano e di Roma, deve fare un'udienza, deve sentire un test che dura 10 minuti, 7 minuti, deve prendere l'aereo o la Freccia Rossa o Italo, partire da Roma a Milano, poi il ristorante eccetera. Lui dal suo studio si collega via internet, fa la sua domanda e ha risparmiato 23 ore della sua vita che ne ha passati in giro. È chiarissimo. Severnini viene in qualche modo invece leso il diritto alla difesa, o sono gli avvocati che non vogliono cambiamenti perché non vogliono che venga leso il loro diritto a decidere quello che devono fare, dove lo devono fare, come? Beh, tutte le categorie professionali in Italia difendono lo status quo. Quella cosa che ha detto il procuratore Gratteri mi sembra sacrosanta. Io immagino anche, non ho studiato a fondo la cosa, ma l'avvocato che deve andare a fare tutte queste cose, il viaggio, il ristorante, l'albergo e tornare, non è che le fa gratis. E quindi questo è... Posso aggiungere però che molti avvocati, soprattutto giovani, che stanno guadagnando sempre meno, penso che sempre di più cominciano a pensare che un processo rapido e veloce costituisca A, una soddisfazione professionale, e secondo, ne possano fare di più. Ci sono invece alcuni avvocati che pensano che più le cause durano, meglio è. Insomma, sto dicendo delle ovvietà, però insomma la storia giudiziaria d'Italia è fatta anche di queste ovvietà, come
un magistrato sa benissimo. Marco Travaglio, diceva poco fa il dottor Gratteri che il legislatore è un grossissimo ostacolo alla modernizzazione, per esempio, delle nostre strutture giudiziarie. Tu hai scritto la prefazione al libro di Davigo, Giustizialisti. Il giudice Davigo dice che la politica ha interesse che la giustizia non funzioni. Siamo sempre in questo ambito, in questo contesto? Perché la politica non dovrebbe volere che la giustizia funzioni? Ma sai, il Vangelo diceva: dai frutti riconoscerete l'albero. Guardiamo che cosa ha prodotto quello che aulicamente Gratteri chiama legislatore e che io chiamo più volgarmente i partiti politici che hanno fatto maggioranza in questi 20 anni, cioè tutti i partiti politici di centro, di destra e di sinistra che hanno governato chi 9, chi 11, chi 12, chi 13 anni su 20. Che cosa hanno prodotto? Una serie infinita di leggi che hanno avuto come unico risultato la paralisi del processo penale e la inefficienza della giustizia, con il raddoppio, la triplicazione delle prescrizioni e con un tasso di impunità spaventoso, tant'è che, come è noto, l'Italia importa criminali ed esporta cervelli e persone oneste. Dopodiché, naturalmente, a furia di fare leggi per l'impunità di se stessi, è ovvio che i politici hanno creato un sistema che crea impunità anche per i delinquenti di strada. A quel punto i cittadini si incazzano e chiedono di poter sparare, come se questa fosse una soluzione che uno Stato serio può suggerire alla cittadinanza. Ognuno sarà libero di sparare se ha il porto d'armi e se ha il diritto alla legittima difesa. Ma non è che lo Stato può propagandare il Far West, uno Stato deve garantire ai cittadini che saranno difesi dallo Stato, al quale i cittadini, almeno quelli che le tasse le pagano, versano dei tributi piuttosto cospicui anche per ottenere più sicurezza dalle forze dell'ordine, non dalla propria pistola o dal proprio fucile. E quindi, come al solito, il pendolo sta tornando indietro sulla base dell'emozione dei vari casi di cronaca e adesso improvvisamente scopriamo che c'è troppa gente a piede libero e che è troppo difficile metterli dentro, una volta presi, sempre che li si prenda. Perché questo? Perché ci hanno raccontato che abbiamo troppi detenuti, mentre purtroppo in realtà abbiamo troppi delinquenti liberi, ci hanno raccontato che si abusa delle manette, quando in realtà purtroppo è difficilissimo mettere in galera qualcuno nell'attesa del processo, proprio grazie al fatto che i politici ritagliano le leggi penali sempre sui loro casi e quindi non si rendono conto che hanno aperto delle voragini nel sistema penale dentro le quali si infilano anche pesci più piccoli o anche più grossi di loro, a seconda dei casi. Vogliamo fare un esempio? Non si può più mettere in galera nessuno dopo la condanna definitiva se questa condanna non supera i 4 anni di reclusione, dato che in media le condanne sono sempre intorno ai 4 anni di reclusione, salvo che uno faccia una strage. Abbiamo migliaia e migliaia di criminali pregiudicati che non vanno in galera per legge, non perché scappano, perché non ci entrano nemmeno in galera, perché l'ultimo decreto svuota carceri ha previsto che non basta più tenerli fuori fino a 3 anni, ma bisogna tenerli fuori fino a 4. Vuoi un altro esempio? Per metterli dentro prima del processo, quando c'è il rischio che scappino, che facciano altri reati o che inquinino le prove, bisogna dimostrare che stanno inquinando le prove o stanno scappando o stanno per commettere un reato, cioè devi beccarli col coltello nella gola del testimone o col biglietto aereo e la valigia in aeroporto. È ovvio che questi non si faranno mai prendere e che la prognosi richiesta al giudice è folle. E quindi abbiamo un sacco di gente a piede libero che delinque. Allora, aspetta che giro a Gratteri. O di buttare la chiave. Ecco, basterebbe un sistema medio e serio per tutti. Dottor Gratteri, la interpello e poi dopo restituisco anche la parola a Severnini che vorrà intervenire. È d'accordo con quello che sta dicendo?
dicendo Travaglio, ed è così che alla fine migliaia di pregiudicati criminali sono liberi se la loro pena arriva fino a 4 anni? Sì, è così. Questo è così, sì, lo sappiamo, sì, però, ma diciamo il punto, sistema è così. Sul punto, se ho un minuto, visto che ci troviamo a parlare di carceri. Allora, la situazione è questa. Noi nelle carceri italiane abbiamo più di un terzo di detenuti stranieri. Ci vorrebbe forza, volontà per farsi un giro tra tutti gli stati che stanno attorno all'Italia per chiedere che questi scontino la pena nel loro stato. E noi, anche a pagargli noi le spese, noi risparmieremmo, perché il costo della vita è inferiore, che so, in Africa o anche nei paesi dell'est europeo. Quindi l'Italia risparmierebbe a dire a quegli stati: prendeteveli e noi vi paghiamo il vitto. Noi risparmieremmo e quindi non dovremmo poi incorrere a quello che magari tra un anno o due la Comunità Europea di nuovo ci proporrà, dice, un'altra contravvenzione. Ora, cosa succede? Il problema del sovraffollamento dei detenuti, ma anche c'è quello del 41 bis. Perché c'è un grosso problema sul 41 bis? Perché in questo momento ci sono 750 persone al 41 bis. Ci sono, diciamo, il carcere duro. Non ci sono, e in questo momento non c'è polizia penitenziaria, non ci sono i GOM sufficienti e non ci sono le carceri, perché i 41 bis sono spalmati su 12 carceri, quindi ci sono 12 direttori di carceri che danno 12 interpretazioni diverse all'ordinamento penitenziario. Quindi noi invece dovremmo costruire altri 3 carceri, come c'è quello di Sassari, che è l'unico carcere funzionante per i 41 bis. Il resto sono degli adattamenti. Fare 4 carceri e mettere i 41 bis là dentro. E anche i magistrati dovrebbero essere più prudenti nella richiesta del 41 bis. Cioè mettere il 41 bis veramente i capi, non a pioggia. Perché solo noi non possiamo permetterci il lusso di avere più persone al 41 bis. Solo i capi mettere quello. Perché poi dopo 3 mesi, 4 mesi, il giudice di sorveglianza lo scarcera. Quindi il detenuto che esce porta fuori messaggi e imbasciate di tutti gli altri che sono al 41 bis, che non escono da 10 anni o da 20 anni. Quindi attenzione anche a queste cose. Beppe Severnini. Allora, la prima cosa da dire è che il dottor Gratteri è pronto a fare il ministro della giustizia. Ho sentito un programma che tra l'altro in molte parti condivido, e quindi si prepari. Forse credo che, non so se lui fosse proprio pronto, ma di sicuro all'inizio era il nome più forte che si era fatto per il governo Renzi, quindi... Lilli, sono ingenuo, sono un ingenuo, giornalista, lo so, ma lo voglio ricordare anche alle nostre spettatori. Allora, no, nel senso che erano alcune cose, quella dei detenuti stranieri, rimandarli nei loro paesi, mi sembra. 2 cose veloci. Allora, una cosa, io e Marco Travaglio siamo d'accordo su tutto, ma una cosa che condividiamo è che noi consideriamo, avevamo 25 anni di meno tutti quanti, è stato scandaloso che quello che è accaduto in Italia 25 anni fa sia stato presentato come un colpo di Stato, quando era un tentativo di reazione davanti a un paese dove la politica rubavano come le gazze. E non hanno smesso, tra parentesi. Un dato lo so anch'io, mi ha sempre colpito moltissimo. In Italia ci sono 228-230 detenuti per reati finanziari su 54.000 detenuti, gli ultimi dati che ho. Sì. Allora, capito, 228 su 54.000. In Germania sono 18 volte di più per detenuti, quindi condanne passate in giudicato, per reati finanziari. Siccome noi non siamo 18 volte più onesti in materia di soldi dei tedeschi, secondo me c'è qualcosa che non va. Che dite? Che dice Gratteri? Certo, ha perfettamente ragione, e sostanzialmente la sintesi è che nel corso degli ultimi 10 anni si è cercato sempre più di non avere detenuti, e questo è molto pericoloso, perché io ora penso, quando fra 5-6 anni, 8 anni, i soggetti indagati che saranno condannati per associazione di incubi a traffico di stupefacenti, che sono liberi, e per definizione il trafficante internazionale stupefacente vive in Europa, vive in Nord America, Sud America, Australia. Quando questo avrà una condanna minimo a 20 anni o 30 anni, perché non chiederà il rito abbreviato e quindi per i promotori sarà 30 anni, dove li prendiamo questi 500-600 latitanti che avremo fra 6 anni? E questi perché non si possono arrestare ora, perché non c'è l'attualità, perché un'indagine fatta 3 anni fa
Cioè, quando io inizio un'indagine 4 anni fa, poi ho bisogno di 2 anni per intercettarlo, 1 anno per scrivere, per fare le trascrizioni, scrivere l'informativa, la richiesta di misura cautelare. Il GIP mi risponde dopo 1 anno e dice, dato il tempo trascorso, dato che i fatti sono di 4 anni fa, non ti do l'ordinanza di custodia cautelare. Quindi io ho la prova, perché sono la prova è la voce degli attori protagonisti che parlano di tonnellate di cocaina. Quindi io ho la prova che 4 anni fa queste hanno importato 3.000 kg di cocaina. Saranno sicuramente condannati fra 7 anni. Io nel mentre avrò da ora ai prossimi 8 anni delle persone che lavoreranno alla grande in Europa e in Sud America a continuare a portare tonnellate. Quando ci sarà la condanna, chi li prende più? Chi avrà i soldi per fare intercettazioni o gli uomini per intercettare questa gente? Che nel mente avranno cambiato volto, avranno cambiato abitudini, spariranno. Dottor Gratteri, siamo sull'orlo della disperazione quasi, dopo non è disperazione. Ci vuole un po' di freddezza, di lucidità e di volontà per cambiare le cose. Non sta scappando nessuno, ci sono le cose ovvie e banali che si possono fare. Ci sono milioni di italiani che si chiedono perché poi non vengono fatte. Ecco, questo è, non vengono fatte perché manca la volontà politica. Questo è quello che lei pensa. E la storia questo ci dice. Esatto. Qui non stiamo facendo appunto un discorso di destra o di sinistra. Ci sono gli articolati di legge. Sì, chiarissimo. Chiarissimo. Siccome il procuratore Gratteri ha scritto un nuovo libro dal titolo L'inganno della mafia... E Severini dice, ma Gratteri quando fa il magistrato se scrive libri? L'altra volta così mi ha detto. Dalle 2:30 di notte alle 6 di mattina. E quando dorme, chiedo io. Dormo invece? 4:30 a notte, dalle 10 di sera alle 2:30 di mattina. Oh mamma mia. Allora, guardiamoci il punto di Paolo Pagliaro, perché in questo suo ultimo libro il dottor Gratteri ritiene che delle mafie... i media diano una rappresentazione sbagliata, cioè una mitizzazione dei criminali. Guardate. L'inganno della mafia, titolo del libro che Nicola Gratteri e Antonio Nicaso hanno scritto per Rai Eri, è in primo luogo l'inganno di chi ne parla. Molti libri, film e fiction di successo propongono un'immagine romanzata delle mafie, frutto in parte di luoghi comuni e vecchie leggende. La tesi dei due autori, procuratore a Catanzaro il primo, studioso dei fenomeni criminali il secondo, è che la mitizzazione di Cosa Nostra, Camorra e 'Ndrangheta sia una componente decisiva della loro forza. D'altra parte è una lunga storia quella della colpevole legittimazione di cui hanno goduto in Italia le mafie. Nel 1869 la 'Ndrangheta viene assoldata per tutelare l'unità nazionale, minacciata dal revanchismo borbonico nelle elezioni amministrative di Reggio Calabria, e diventa funzionale ai disegni della destra liberale e massonica. A Napoli, 9 anni prima, al più importante boss della Camorra, Salvatore De Crescenzo, il ministro Liborio Romano aveva assegnato compiti di polizia, nominandolo capo della Guardia Nazionale. Quanto a Cosa Nostra, è sempre stato un fenomeno di classi dirigenti, utilizzato per frenare ogni tentativo di riforma sociale, a partire dai proclami di Garibaldi, che in Sicilia aveva promesso pane e terra. Oggi, sostengono Gratteri e Nicaso, la legittimazione passa attraverso i media, vecchi e nuovi. Nel libro vengono analizzati Il Padrino e Gomorra, Quei bravi ragazzi e Romanzo criminale, ma anche siti web e spettacoli di vario genere. Li accomuna il rischio che il boss diventi eroe e l'illegalità una carriera. Naturalmente questo è il punto di vista di un magistrato che vive sotto scorta dall'aprile del 1989 e a cui era destinato il chilo di plastico con detonatore scoperto qualche anno fa nella piana di Gioia Tauro. Non è lo share delle fiction il suo problema e forse nemmeno il nostro. Marco Travaglio, in Italia la mafia viene mitizzata, come pensa il procuratore Gratteri? Ma è chiaro che il rischio che il mafioso diventi una figura affascinante, soprattutto in certi quartieri desolati che non conoscono lo Stato, non lo vedono, non sanno nemmeno che cosa sia, che faccia abbia lo Stato, perché non dà lavoro, perché non dà sicurezza, perché non risolve i problemi, e quindi ci si rivolge a quel vero e proprio Stato parallelo che è l'organizzazione mafiosa. Ovviamente il rischio c'è, ed è il rischio a cui vanno sempre incontro le rappresentazioni cinematografiche, televisive, eccetera.
Io penso soprattutto a film come Il Padrino, dove effettivamente la famiglia Corleone suscitava un certo fascino in chi vedeva quel film, meno diciamo rispetto ai nostri, dove comunque si vedono anche gli aspetti deteriori. Secondo me l'antidoto a questo non è quello di chiuderla con i film sulla mafia, perché poi i film sulla mafia spesso ce l'hanno fatta conoscere, almeno l'hanno fatta conoscere a chi non ha letto i libri del dottor Gratteri, di Giovanni Falcone e di tanti altri esperti. La soluzione è più Stato, più polizia in giro e più figure nelle quali la gente si possa riconoscere dalla parte dei buoni, ovviamente. Se tu hai figure come il generale Dalla Chiesa, come Giovanni Falcone, come Roberto Saviano, cioè persone che oneste, che esercitano almeno un controfascino rispetto a quello dei tra virgolette cattivi, secondo me questa è una soluzione. Quindi non ci si può fare niente contro la mitizzazione della mafia se poi a certi ragazzini del quartiere Zen di Palermo piuttosto che di Scampia si fanno vedere soltanto quelle figure di potere. Se il potere fosse anche incarnato da politici vecchio stampo, alla De Gasperi, alla Einaudi, probabilmente un certo fascino lo susciterebbero anche loro. Da Gratteri, lei invece pensa che film come Il Padrino, Gomorra, Romanzo criminale non ci facciano bene? Guardi, io penso che all'interno del film ci vuole anche la figura di un uomo dello Stato che combatte il male, non dimostrare l'invincibilità delle mafie. Lei si ricorda l'ultima volta che sono venuto qui in trasmissione, c'era pure Severnini, c'era quel cuoco che era qui alla mia sinistra che ha spiegato che quando usciva di fronte al suo ristorante c'era quella scuola media e i ragazzini che vestivano e che parlavano, che si muovevano esattamente come nel film che avevano visto, che era di moda in quel momento. Beppe Severnini. Io ho scritto per gli americani e ho difeso Gomorra, ho detto che la rappresentazione del male c'è sempre stata. Il Padrino è stato citato, i francesi hanno fatto il film Nikita, ogni paese ha i suoi. Sono d'accordo però, in America fanno Il Padrino, fanno dei film secondo me troppo inutilmente violenti in cui i gangster sono protagonisti una volta su due, però se uno fa fallire una banca e manda in malora dei poveri risparmiatori finisce in galera, quella è la differenza. A me non irrita tanto vedere il film su Gomorra o i commissari mafiosi, mi dispiace moltissimo quel numero 252 per reati finanziari, perché ci sono delle persone che io mi trovo nei cocktail sorridenti e so che hanno mandato veramente nei guai tantissima gente e sono in giro per le nostre città e sorridono. Questo non va bene. E questo è un aspetto del problema. Adesso però dobbiamo chiudere. Lei tornerà ancora a trovarci, spero. Procuratore Gratteri, grazie per essere stato con noi. Ringrazio Marco Travaglio, grazie Beppe Severnini. E ricordo a voi, spettatrici e spettatori, il nuovo libro del dottor Gratteri, L'inganno della mafia, quando i criminali diventano eroi, edito da Rai Eri. Grazie procuratore Gratteri e buon lavoro. Grazie a tutti e come sempre ci vediamo domani alle 8:30. Arrivederci.